Oggi giocheremo al nascondino bellissimo su Minecraft, in questa mappa bellissima, magica e nuovissima. Allora, sei pronto, Nick? Dobbiamo tipo andare... Sono pronto! Ok, dobbiamo andare a nasconderci, quindi inizia tu, dai. Io non guardo, okay. Guarderò per te. Veloce però, cioè nel senso non ci... nascondermi, ok, ok. Ok, però... no, devi parlare più forte, per forza. Ok. Ok, bene, oh yeah, bene, sono molto contento di questa cosa. Se mi sentite diverso, ragazzi, è perché sono raffreddato. Cioè, so che sembra strano, ma sono raffreddato. Non, tranquilli, non è niente di particolare, anche perché ho fatto il tampone, quindi non preoccupatevi. Però sono raffreddato in modo normale, non so, sarà allergia o raffreddore, che caspita ne so. Però ecco, sono un po', se mi sentite così, vabbè, insomma, non so se vi interessava, però adesso lo sapete. Ad ogni modo, Nick, se sei pronto, io inizio a partire. No, non sono ancora pronto. Beh, potrei iniziare già subito a partire, perché io a rompermi le palle con te non ci sto. Scusami, No, sto scherzando, dai, non prendertela così. Sì, no, tranquillo, tranquillo. E poi comunque rispondimi immediatamente, mannaggia te alle tue schiufecciuzza. Sono impegnato a cercare un buon nascondiglio per essere introvabile. E quindi la tua, diciamo, la tua parte cognitiva è completamente assorta in questo senso qua, cosa ho detto? Esatto, esatto. Traduco, quindi il tuo cervello è completamente... completamente, no? Sono come su una strada senza ritorno. Vabbè, no, devi concentrarti anche su questo, quindi fai il multitasking, non rompere le pappole. E quindi... vai, puoi partire. Ok, bene, sono proprio contento che io possa partire. Allora, però mi devi dire un attimo la zona, perché nel senso io non è che so tanto di queste zone. Vedo da qua una montagna di tipo... si chiama? Di terracotta. Ok, però parla velocemente. Ogni volta, in ogni video vi devo dire come parlare, ma sembra tipo una presa per il sedere per i ragazzi, no? Cioè, ragazzi, io lo faccio per voi, perché sennò... cioè, anche per me, perché poi dopo mi dà fastidio sentirli. Mamma mia, quanto sono brutti. Però, nel senso, poi dopo immagino che uno sente, tipo, sono qua, e tipo, è una rottura di palle, cioè, mamma mia. Comunque... domanda. Si può spostare per caso dal nascondiglio, oppure bisogna rimanere fermi? Cosa vuol dire se ti puoi... no, devi rimanere fermo una volta che sei... Ok. Perché sennò poi dopo saresti molto, molto, molto cattivo. Tu vuoi essere cattivo? Sì, ma non lo farò. Ok, beh, esatto, giustamente. Sennò poi te sei cattivo con me. Sì, anche perché adesso io divento cattivo siccome stai parlando a bassa voce. Ah, non lo sapevo, scusa. Ok, adesso invece hai urlato troppo. Oh mio Dio, questi microfoni quanto fanno schifo però, No, ma infatti, cioè, io boh. È proprio così, cioè, veramente io ho sconvolto completamente dalla vita. Io ti sto cercando, ma mi sto rompendo le... oh, allora, vediamo un attimo se adesso ti trovo meglio, perché... diciamo, adesso sicuramente riesco a trovarti sicuramente, perché non è possibile altrimenti. Che pizzolanzola assoluta. Oh, ragazzi, veramente introvabile, quindi però adesso io lo troverò sicuramente. Quindi, praticamente cosa vado a fare? Tipo, vado a fare così, perché vado in questa parte qua, no? Ovviamente, perché poi ovviamente vado da questa parte. Mi sa che mi nascondo un po' da questa parte, poi dopo faccio così e cosa? Eccomi qua, ok, perfetto. Devo dire che sono stato perfetto così. E adesso secondo me Nick si trova circa da queste parti, perché chiaramente io sono abbastanza sicuro. Vero Nick? Tu mi vedi? Ma dove sei? No, io non ti vedo, ma dove sei? Praticamente sono... come dove sono? Cioè nel senso sono in una parte molto interessante di quest'isola magica, che nessuno però conosce, perché praticamente io so conosco, invece tu no. Ok, capisco. Allora però non ho capito, tu dove sei? Ti sei spostato, scusami? No. No? No. Nick? No, mi sono spostato, ti giuro. Sei spostato? No. Sì. Perché dici così? Perché io so tutto, chiaro? Ma non mi sono spostato, non è vero. Ti sei spostato, sì, e stai pure ridendo, brutto menzognero. Ma non è vero che mi sono spostato, cosa dici? Ma vai a cagare. Ah no! Tempo, veramente, io ho scioccato da questa tipologia di persone. Allora, sapete cosa faccio adesso? Adesso riattivo il mio cervello magico che faccio... guarda... mannaggia la magnola! Uffa, che pizza! Ma no. Perché? Perché la magnola la odio. Allora, prima di tutto, okay. Vieni qua, dietro, ti ho trovato. Ciao. Non è vero! Tu ti sei spostato, schifoso! Hai irrispettato le regole! Qua! Era questa casa qua, quella di terracotta, che però sembra una montagna. Che menzognero, proprio guarda, io se fossi in te mi sotterrerei per la vergogna. Per la vergogna. Niente, ma io non mi sono mai spostato. Prenderò questi biscotti perché sono buoni. No, scherzo, non si può fare, vabbè. Un po' di carne? No, voglio che tu te ne vada a quel paese, perché io mi devo nascondere adesso.
Chiaro? Ok, parla forte. Ora, Nick, quando io finisco di parlare, devi parlare tu. È così che succede in una conversazione normale. Dovresti saperlo. Ora, ormai alla tua veneranda età. Sì, e come non lo sapevi? Dovresti saperlo. No, invece. Lo sapevo. Capisco che tu abbia un po' di difficoltà in genere, però forse dovresti un attimo concentrarti su il resto, perché chiaramente poi ovviamente potrebbe succedere qualcosa dove io mi nervosisco e urlo in giamaicese giapponese, che praticamente è una nuova lingua che... Sì, ma non conoscevi questa lingua nuova? No, non la conoscevo. Peccato. Comunque lei ha finito di nascondersi? Sì, parti. Sì, ma tranquillo, non ti preoccupare che io sono ormai nascosto talmente tanto che tu nella vita mai mi troverai, perché io sono magio. Ovviamente non ti ho detto, però... Un indizio. Ah, praticamente sono vicino al simbolo del dollaro. Ah, quindi... ma sei davanti alla banca allora? Beh, potrebbe essere, come potrebbe non essere. Tu cerca bene... E non rompere le palle. Io intanto, ragazzi, vi ricordo che ogni giorno dalle 15 alle 17, a parte il sabato e la domenica, siamo su Twitch. E su Twitch è bellissimo perché viviamo un sacco di bellissime avventure. Stiamo facendo la vanilla. Poi giocheremo anche a GTA e GTRP, GTA normale, magari, non lo so. Magari anche altri giochi belli che vanno di moda in quel momento. Dico che vanno di moda anche su magari YouTube. Cioè, no, vediamo un attimo perché sinceramente non so. Ma ho detto il nome del canale. Devo dire il canale Viola. Vabbè, chi se ne frega, secondo me si può dire. Quindi ormai... Ah, ho paura, è perché io ho capito. Cioè, non sono un canale enorme. Quindi se YouTube si prende male perché io dico il nome del canale e poi mi odia giustamente. Quindi vorrei evitare che mi odiasse YouTube. Ma per caso ti sei mosso? No, io quando mai? Non mi sembra molto sicuro questo, no. No, perché dici così? Cioè, scusami, se io sono perché fermo... Io ho controllato dove c'è la banca e che là c'è il dollaro, no? E non ci sei. Hai controllato completamente male. Sì, cioè completamente sì. Sì, perché praticamente io sono sempre qua, ma da tanto, cioè... Ma sei questo porcello? Ma cosa stai dicendo, porcello e porcello? Io sono nella banca, se ti muovi a prendermi magari... Come, dove sono? Sono nella banca, io te l'ho anche detto 20 volte. Ma non sei in banca, l'ho già controllata. Non è vero, non hai controllato i piani sopra Raney. Ma sì che l'ho controllati. No, ora non ci è vero. Rivado. Va bene, rivacci. Ma veramente. Non ci sei. Ma come non ci sono, Nick? Sono qua. Dai, sei ma stupido. Nick, ma seriamente non mi hai visto? No, non ti ho visto. Ciao. Ah. Buongiorno. Ciao. Ti ho trovato. Sì, mi hai trovato, certo, sì. Funziona così dopo tutto, dopo che... Ti devo dare un pugno, aspetta. Vabbè, vai, dammi un pugno. Ti ho trovato. Oh, yeah, me stai dando 20 comunque, vai via, perché puzzi e scurreggi di mare. No. Ma vabbè, cagacco. Ma io comunque... Vieni qua. Comunque su Twitch, ragazzi, dico delle tante parolacce. Quindi, cioè, no, sì. Tante no, però alcune a volte sì. Perché su Twitch... Sul canale Viola si possono dire il terrore nei miei occhi, l'avete visto comunque. Perché ho detto che... mamma mia, ma come si può essere così sciocchini? Vabbè dai, ti prego, YouTube, non odiarmi. Nel caso comunque, se mi odi, almeno, non lo so, ti regalo qualcosa. Sto scherzando chiaramente, mi dissocio anche da cosa sto dicendo, non lo so nemmeno io. Comunque Nick, io sto girando un po' in giro perché chiaramente... Mi sto seguendo. Cos'è che sei... Ma sei definito, devi andare a nasconderti! Ah, ok! Non avevo capito! Ma cosa aspettavi? Aspettavi che io prendessi fuoco? Sì! E perché questa cosa ti sembra una cosa giusta da fare nei confronti del Dunis? Cattivo! Perché sì! Adesso piango perché Nick mi vuole male, mi vuole bruciare! No, nessuno ti brucerà finché ci sarò io! Ma cosa stai dicendo? Che schifo! Mi stai proteggendo in modo molto strano, no... Mi dissocio chiaramente. Esatto. Sì. E quindi niente, io sto aspettando. Oh, qua ci sono delle chest. Non c'era niente, è bello comunque da sapere. Vai, partisci. Allora, dato che siamo alla fine, io ti troverò in meno di 5 secondi. Quindi chiaramente adesso sì, convinto lui. No, sì, ma davvero, ma tu non hai idea della velocità che io ho per trovarti. Cioè, comunque non vale spostarsi, devi stare fermo. Lo so. E comunque girati un attimo. Giusto un attimino, perché... No, aspetta. Cosa vuoi... Poi parla forte! Aspetta un attimo. No, devi parlare forte, non è che aspetto. Perché sei dietro di me? È perché ti ho trovato, ciao. Allora... Ma è giusto. Sì che è giusto. Parla forte, nei video te lo ricordo sempre, ma tu sei stupido, non ti ricordi mai niente. Ti detesto. Lo so, la memoria brutta.
Ma vai a quel paese con la memoria brutta. E comunque, guarda, cosa vuoi? Qua c'è questo piccolo easter egg. Mi dissocio. Mi dissocio, non volevo vedere questo easter egg. Me l'hai fatto notare, grazie mille. Solo tu puoi notare Prego. Certe cose, Nick. Solo tu. Comunque, niente. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Senza però il numero magico che tutti quanti. Almeno spero che ormai tutti quanti. Ormai ne mano. Esatto, vabbè. E al prossimo video, ciao. Ciao.